Ciao bimbacce, bentornati su Italiani Pesca 2. Ah, sono tornato ora a casa dalla mia solita passeggiatina. Anche oggi abbiamo incontrato le forze dell'ordine che si sono dimostrati giustamente persone molto, scusate, opla, intelligenti. Nel senso che mi sono passati accanto, mi hanno salutato e hanno tirato dritto. Allora, questa sera, notiziettina al volo, così spero, sono le 4:30 quando sto registrando, monto e metto su al volo. Questa sera alle ore 21 su Itinerari di Pesca, cerco di farla lì sul mio profilo personale Nicola Petrucci Angler, faccio una piccola live, ci ritroviamo questa sera, facciamo due chiacchiere, si parla di pesca sportiva, si parla dei prossimi progetti futuri, non mi ricordo neanche in totale di cosa si parla, vediamo un po'. L'avevo messo su Facebook, cioè scusami, su YouTube, sul primo canale ne avevo parlato, e si parlerà appunto di pesca sportiva, viaggi, organizzazione del 2020 e quant'altro. Forse magari parliamo anche un po' di Japan Dream, ma più che altro è un modo per ritrovarci noi pescatori in un periodo di quarantena dove siamo piuttosto chiusi, non possiamo pescare, non possiamo vivere il nostro hobby, allora ne parliamo come vecchietti che parlano di passera. Ah, non è arrivata nulla, pensavo Veronica mi arrivasse uno sguoccolo e niente, questa sarà quello che sarà stasera, una piccola live e ci ritroviamo. Per quello che riguarda il resto, ragazzi, cominciano a scarseggiare quelle che sono le news, quelle che sono le novità che vi posso dare dal mondo di DP. Risulta a volte anche un po' difficile darle ai nostri patroni, proprio perché, come sapete, è tutto tutto fermo, non si vedono spiragli di apertura, se non naturalmente dopo il 3, opla, dopo il 3 aprile, anche se poi non so quanto, come, dove riapriranno, cosa riapriranno, si pensa che, e se, sarà anche logico così, che sia una riapertura graduale delle varie attività, fino a che penso che l'uscita per la pesca sportiva, che in questo caso rappresenta un divertimento, sarà, penso, una delle ultime cose. Ma detto questo, vediamo un po' come si evolve la situazione. Non entro nel merito di varie discussioni Facebook, social, sul mondo del coronavirus, perché ci sono persone che ne parlano molto meglio, in maniera molto più approfondita, ne sanno molto più di me. Io sono un sanitario, ne conosco una fetta, ma sotto tanti altri punti di vista ne conosco altre, altri ne conoscono sicuramente più di me. Quello che vi dico, non fatevi imbambolare dai discorsi di un quotidiano, di un canale televisivo o di un singolo imbonitore Facebook, ma cercate voi stessi di informarvi il più possibile, ampliando al massimo le vostre conoscenze. Cioè, quello che voglio dirvi è, se vedete un articolo, vi faccio un esempio: io questa mattina ho letto un articolo un articolo che si rifaceva all'Organizzazione Mondiale della Sanità, per il quale si diceva che appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità consigliava di andare a farsi una bella corsetta, ogni giorno fare un 30 minuti, 40 minuti di attività fisica, per i ragazzi, per i bambini anche un'ora. Ma non mi sono affidato a quello che ho visto su un sito. Ho preso, sono andato sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché è stato difficile, ragazzi, trovare dove era citata la fonte. Ho preso la notizia, l'ho guardata su 4-5 testate online, alla fine ho trovato la fonte, sono andato a vedermi la fonte ed effettivamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia questo, che va un po' in contrasto, parecchio in contrasto con l'Istituto Superiore di Sanità, che ci dice state chiusi in casa e ammorbatevi mangiando come dei bisonti e perdendo totalmente la forma fisica e peggiorando le vostre patologie cardiache, ipertensive e di... va bene. Quindi, questo non è per dire, ah, uscite tutti. No, il concetto era un altro, concentrati. Il concetto era un altro, cioè se trovi una notizia, non ci credere ciecamente e non credere ciecamente a quello che ti dico io e a quello che ti dicono gli altri. Informati, cerca le fonti, controlla bene prima di scagliarti in una guerra o scagliarti in una discussione, in un litigio in queste, o cose di questo tipo qua. Detto questo, comunque, torniamo a bomba sull'argomento pesca sportiva. Cercheremo di fare il possibile, cercherò di fare il possibile. Io ora ho una settimana che dovevo essere in ferie in Giappone, ma invece sono in ferie a casa, chiuso in casa. Non mi sento benissimo, ragazzi. Oggi è stato l'ultimo giorno che ho fatto l'uscita a piedi perché mi sta salendo la goccina al naso, mi sento il pizzicorino in gola. Tanto vedere, mi sono beccato il Covid anch'io. Speriamo di no.
E la temperatura per ora è sempre stabile, sono 36,8, quindi diciamo che è un po' caldina, ma ci si può stare. Detto questo, comunque non farò uscita in questi giorni, cercherò di stare il più chiuso in casa possibile perché fra la settimana poi dovrei tornare al lavoro, quindi non posso mancare. Sfrutterò queste ferie magari per fare dei lavorini in casa, per montare video e fare cose di questo tipo qua. Detto questo, bimbacci, vi saluto, ti saluto, ti rimando al volo questo video qua. Ti dico, ci sentiamo domani con magari un approfondimento o qualcosa di più. Questo video qua lo chiudo qua perché sennò diventa troppo lungo e non riesco a pubblicarlo in tempo. Quindi, un caro bacione, tante care cose e come sempre il nostro motto, catch and release. Ciao, bimbacci!